Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi nuovo svuota la spesa, Tigotà e la saponeria anche, perché oggi sono andata in un punto vendita che è aperto vicino a dove passo io quando vado a lavorare, quindi ne ho approfittato per andare un pochino a curiosare e vi faccio vedere cosa ho Faccio acquistato. Proprio un proprio. vasto assortimento, ho trovato prodotti di marche che tipo da Tigotà non trovo. Quindi oggi vi mostro cosa ho acquistato da Tigotà. Sono andata però già qualche giorno fa e alcuni prodotti li ho già in utilizzo, quindi ho recuperato il tutto per farveli vedere. Allora, il volantino di aprile è questo. All'interno anche questo mese trovate gli sconti jolly del 30% su alcune categorie. Parto dai prodotti per la casa e vi mostro questo diffusore di fragranza con bastoncini che ho acquistato già il mese scorso, forse perché era in offerta. Comunque, nel caso potete utilizzare lo sconto 30 sui prodotti per la casa. E questo è della fragranteria che ho scelto nella profumazione Patisserie. Questa è una profumazione che mi piace tantissimo. L'avevo provata in negozio perché ci sono i tester e ha note agrumate di arancio, limone. Poi si sente il legno di cedro, vaniglia, sandalo e zucchero a velo. Ed è veramente una profumazione che mi ha colpita particolarmente. Questo considerate che io lo tengo in bagno e lo stiamo già utilizzando da un po', infatti vedete che è quasi finito. Mi piace molto anche questo oggetto come oggetto di arredo e devo dire che funziona molto bene. Considerate che il bagno è un ambiente abbastanza piccolo, profuma molto, si sente questa profumazione e funziona molto bene. Quindi questo mi sta piacendo tanto. Ne volevo poi provare altri perché ci sono veramente tantissime profumazioni e poi ci sono anche le ricariche per questi diffusori. Quindi questo è il primo prodotto che ho acquistato e quello che ho da di più, diciamo, che non vi avevo ancora mostrato. Poi, sempre per quanto riguarda la casa, il bucato, ho preso gli ammorbidenti di Fabuloso concentrato in due profumazioni. Allora, questa l'ho già provata, che è al cocco, è buonissimo, questo ammorbidente, considerate che ne uso veramente poco, però questo qua si sente quando stendiamo la roba, si sente veramente questo profumo di cocco inebriante. Questo contiene oli essenziali e l'altro invece è quello vaniglia e orchidea. Adesso non ricordo tutti i prezzi, comunque sul sito del Tigotà trovate il volantino da scaricare e lì ci sono tutti i prezzi. Poi ho preso il Pril per la lavastoviglie, questo che contiene l'80% di ingredienti di origine naturale, 0% di coloranti, fosfati e profumo. Non è la prima volta che lo acquisto, è un prodotto che funziona bene e quindi visto che era in offerta l'ho ricomprato. Poi Sole Extra Care cura lavatrice con estratti di limone, 6 azioni in uno, rimuove lo sporco, i cattivi odori, extra freschezza. Queste sono due dosi che compro e ricompro, lo utilizziamo una volta al mese per pulire la lavatrice e ci troviamo molto bene. Un prodotto che non può mai mancare e che era in offerta, quindi ne ho preso uno di scorta, è questo Vetri multiuso igienizzante di emulsio naturale che vi mostro ad ogni svuota la spesa, quindi l'avete già visto, ma è un prodotto che funziona molto bene e che quindi continuo a ricomprare. Poi, passando alla cura del corpo, sono tornati con la bella stagione gli shower gel di L'Angelica Frutta Viva. Ho acquistato quello alla papaya, quello al cocco e quello al mango, che però è già terminato e quindi lo vedrete nei finiti. Questi li ho già utilizzati l'anno scorso, ve ne ho già parlato infatti nei video dello scorso anno. Sono dei bagnoschiuma molto coccolosi e freschi, profumati, che ci piacciono e quindi a un prezzo di 1,49 euro mi sembra in offerta, considerate che sono 500 ml. Ne ho presi tre e visto che uno è già finito, tornerò a prenderne altri perché quelli veramente sono buonissimi.
Poi di Biolis Nature era in sconto praticamente tutto. Ne ho approfittato per prendere la crema corpo vellutante alla pesca e pompelmo rosa. Questa crema l'avevo già acquistata lo scorso anno, però nella profumazione mango e papaya, che mi era piaciuta. È una crema idratante, non è altamente nutriente, ma per quello che serviva a me andava bene. Questa invece la devo ancora provare, però penso che cambi solo la profumazione. A livello di performance dovrebbe essere uguale. Contiene il 98% di ingredienti naturali e anche un complesso all'interno di oli che dovrebbero appunto donare elasticità alla pelle. Quindi questa sicuramente sarà una crema che utilizzerò a breve, perché mi ispira tantissimo. Poi ho ripreso il detergente intimo, anche questo ve l'ho fatto vedere ormai tante volte, l'Actacid per pelli sensibili, quindi ve lo mostro così in velocità perché l'avevo nella borsa, ma è un prodotto che vi mostro praticamente sempre. Parodontax Whitening, questo per mio marito, utilizza sempre e solo lui, si trova molto bene. Questo ha un sapore che è un pochino più accettabile del Parodontax, quello originale, che è molto salino, però è un dentifricio che funziona molto bene per chi ha le gengive che tendono a sanguinare, e quindi quello è un prodotto che ricompro sempre, lo utilizzo anch'io, a parte adesso che sto facendo un altro trattamento che mi ha dato l'igienista, però è un prodotto che ho utilizzato anch'io, con il quale mi sono trovata bene. Poi, sempre per mio marito, ho preso questo deodorante che io avevo bocciato, ha terminato lui, quindi anche quello è nei terminati. Però lui si è trovato molto bene che mi ha richiesto di comprarlo, quindi alla fine l'ho preso per lui e sto parlando del Deogel al talco di Natura Amica. Lui con questo si è trovato molto bene. Io proprio come texture, no, un deodorante in gel non fa per me. Questo non contiene alcol, ha la molecola antiodore che non blocca la traspirazione. Questo l'ho preso con lo sconto 30 da Volantino perché ci sono gli sconti sui deodoranti anche. Altra cosa che ho ricomprato sono queste spugne vegetali con cotone e lino di Calypso che utilizzo per togliere le maschere o rimuovere gli scrub dal viso. Mi trovo molto bene, costano poco e le compro e le ricompro sempre da Tigotà. Un'altra vecchia conoscenza, questa è in sconto, quindi non fatevela scappare, Nutribomb di Garnier. Maschera nutriente illuminante con acido ialuronico e latte di cocco. Questa è una nuova formula vegana. C'è scritto qui, è cambiato un po' il packaging. Comunque adesso le trovate in offerta anche quella alla mandorla e quindi ne ho fatto un po' scorta. Adesso qua ne ho presa una da mostrarvi perché ho già tante cose che, insomma, giusto per farvela vedere. Poi salviettine struccanti di Speedy Care, queste da 72 salviette che io utilizzo nella mia postazione make-up per rimuovere gli swatch o per pulirmi quando mi trucco. Queste sono in offerta e quindi le ho riprese, sono quelle che mi piacciono di più tra tutte quelle che ho provato finora e sono anche le più convenienti. Questo invece per me è una novità, è un panno in microfibra effetto Dyno, risultato perfetto su tutte le superfici. Anche solo con acqua rimuove il 99% dei batteri. Quindi questo mi incuriosiva e l'ho acquistato, non l'ho mai provato. Come sempre, nel caso, fatemi sapere anche voi se avete già utilizzato queste cose che vi sto mostrando, così ci confrontiamo nei commenti, che mi fa sempre molto piacere. Intanto lancio roba perché qui non ci sto più. Poi un altro prodotto che non può mai mancare è la penna correggismalto di Essence. Questa l'acquisto sempre, mi trovo sempre molto bene, non contiene acetone, ha una profumazione anche di ciliegia che si percepisce.
E di questa poi ne riparleremo nel video che vi farò sulla manicure. Adesso anche mia figlia si è un pochino addentrata in questo mondo di unghie, nail art, e quindi ho acquistato anche cose per lei, magari ne riparleremo. Questo sarà sempre un prodotto che vedrete in quel video ed è il trattamento antirottura al calcio di Bella Oggi che ho ricomprato. Adesso ha una nuova etichetta rispetto a quello che avevo preso io. È una base antirottura rinforzante per unghie che tendono a sfaldarsi, unghie fragili. Questa rimane anche un po' lattiginosa sulle unghie, bella anche da portare da sola. Comunque ne riparleremo sicuramente. Un prodotto che mi è stato invece segnalato da una di voi, MP, non so il tuo nome, scusami, comunque tu hai capito, è questo solare antimacchie Super UV di Garnier. Che praticamente mi ha detto essere il dupe di quello che vi ho mostrato nel video scorso della Roche-Posay dello Shaka. Quindi mi ha detto: guarda, questo si trova da Tigotà, adesso c'è lo sconto 30% sui solari e l'ho pagato 7 euro. Mi incuriosiva tantissimo, visto che con questo mi sto trovando bene, ho acquistato anche questo, che è sempre una texture ultra leggera e invisibile. Qui c'è scritto che non unge, ipoallergenico, non contiene profumo, anti-irritazione occhi, protegge da UVB, UVA e UVA lunghi e quindi poi vi farò sapere. Questo lo devo ancora utilizzare perché l'ho preso ieri, lo devo ancora provare. Comunque è fatto così il flacone. E con lo sconto 30 l'ho andata a pagare circa 7 euro, quindi se è davvero valido come questo, è un'ottima alternativa economica a quello della Roche-Posay. Grazie ancora per la segnalazione, è veramente molto utile. Poi, passando alle cose che ho acquistato invece alla saponeria, allora vi mostro sempre prodotti per la casa. Questo spuma di champagne, lavatrice, pulito e igiene, detersivo in offerta, mi serviva, questo non l'ho mai provato e quindi mi ispirava più che altro il packaging, quello mi attirava, e, prodotto 100% italiano, proverò, e questo c'è scritto che anche igienizza i tessuti, però poi considerate che io metto sempre l'additivo igienizzante che dovrebbe funzionare di più, ecco. Poi ho preso questo che è un altro prodotto nuovo che non ho mai visto in circolazione, è di Chantecler della linea Vert, ecodetergente multiuso aceto con aceto di lamponi igienizzante. Questo l'ho preso da utilizzare in alternativa al Riomelaceto che acquisto di solito e c'era anche uno sconto qui immediato in cassa, già era in offerta, poi mi hanno applicato anche uno sconto di 30 centesimi e quindi l'ho voluto provare perché mi ispirava anche questo. Contiene il 100% di attivi di origine vegetale, completamente biodegradabili. Il flacone in plastica 100% riciclata e non l'avevo mai visto, vi dico, mi ispirava particolarmente. Io poi mi entusiasmo con poco. Poi ho preso di Biofa Nature, che è un marchio che trovo solo alla saponeria, che si trova ad acqua e sapone, sempre la solita catena. Ho acquistato questo shampoo ristrutturante che dovrebbe rinforzare la fibra capillare. Sono 400 ml, formula biodegradabile, 97% di origine naturale. Questo considerate che un flaccone appunto da 400 ml l'ho pagato sui 6,90 euro, contiene cheratina vegetale, lo proverò a breve e poi vi farò sapere sempre nei top e flop low cost. Un prodotto poi che è uscito da poco, che non avevo ancora visto in circolazione e appena l'ho visto lì alla saponeria me lo sono presa anche se non era in offerta, è la maschera di Fructis Air Food Anguria Rivitalizzante. Questa la volevo troppo provare, io sono una fan di queste maschere, la mia preferita è quella all'aloe e quindi questa non me la potevo fare scappare. L'ho pagata sui 6,50 euro, sì, l'ho presa a prezzo pieno, però la volevo troppo e quindi mi sono tolta questo sfizio oggi. Sempre per i capelli poi ho preso questo shampoo antiforfora di Restylane
Restivo Oil per capelli da normali a grassi, olio shampoo per cute sensibile. Questo era in offerta a 5,90 € e l'ho acquistato per mia figlia. Questo non contiene agenti schiumogeni aggressivi, lei continua comunque a avere problemi di forfora e quindi sto provando un po' di tutto perché il Davines adesso non risolve più il problema. Si vede che si è abituata a quel tipo di prodotto, non lo so, la forfora è ricomparsa e adesso sto provando un po' di tutto, ma con scarsi risultati, devo dire. Poi un prodotto per il viso di Intra, questo lo trovo solo alla saponeria, questo brand, è il siero concentrato con rosa centifoglia più fiori di pesco, un siero idratante di cui sento parlare tanto da Sara Cosmesi, ciao cara, e quindi ho deciso di prenderlo perché era in wishlist da tanto tempo, costa 8,90 €, anche questo non era in offerta, è un siero in crema e quindi insomma vi farò sapere, mi ispirava tantissimo questo siero e lo metterò in utilizzo perché ho finito alcune cose, magari anche miscelato ad altro, a degli olietti. E quindi questo è l'ultimo prodotto che vi mostro perché ho terminato. Grazie come sempre per aver guardato anche questo video fino alla fine. Vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e vi piacciono i miei video. Spero che questo sia stato interessante e di compagnia. Vi mando un grande abbraccio e se vi va, ci vediamo alla prossima. Ciao!